in live con Daniele Fiepoli di Drago SRL, titolare. Grande Daniele, grazie di essere qua a fare una chiacchiera con me e soprattutto di dedicarmi tempo, perché so che oggi siamo nel cuore dell'estate e tu sei nel cuore del tuo lavoro, perché adesso ci andrai a raccontare un po' di cosa ti occupi, e quindi grazie del tuo tempo un po' che mi stai dedicando. Vai subito Daniele, raccontaci cosa fai insomma con Drago. Allora, noi, vabbè, io ho un'azienda che si occupa di assistenza caldaie, condizionatori, impianti o impianti ecosostenibili, risparmio energetico, tutto quello che è l'attività di termotecnica, anche se in realtà io la chiamo, cerchiamo di dare benessere ai clienti, e quindi naturalmente sia sul caldo che sul freddo è un'esigenza importantissima, e quindi abbiamo sempre la necessità di farci conoscere e poter far vedere quello che è il nostro tipo di attività. E alla ricerca, siccome io sto cercando di creare un collegamento sempre più diretto con i miei clienti per fargli vedere quello che noi possiamo fare per i suoi bisogni, le sue necessità, questo è l'obiettivo che abbiamo. Super. E da che cosa è nata un po' l'esigenza e la voglia di fare un video animato, Daniele? Allora, era comunque di creare un sistema di comunicazione diverso, perché in realtà spesso il cliente mi vede o come il tecnico della caldaia, o il tecnico del condizionatore, o l'installatore, il classico idraulico. E quindi in realtà ho voluto dare anche il messaggio che noi comunque pensiamo a tutto quello che è il, appunto, come dicevo prima, il benessere del cliente, oppure avere un punto di riferimento costante, perché oggi quello che manca è proprio avere un punto di riferimento quando c'è un problema. Cioè, io ho pensato, se il cliente oggi ha la caldaia che non funziona, come fa a contattarci? Come ci può contattare? E quindi spesso si rivolge a un amico, oppure parla con qualcuno magari al lavoro, cioè cerca sempre di creare, di avere un punto di riferimento che manca. E invece noi cerchiamo sempre di dare un punto di riferimento costante, sia per il caldo che per il freddo, oppure anche perché magari vede la bolletta che ora è diventata molto più alta e vuole trovare una soluzione per abbassare questi costi. E infatti poi ho spiegato anche nel video il discorso che anche dopo il servizio, cioè noi interveniamo, facciamo l'assistenza, comunque poi lo chiamiamo per chiedere anche come è andata, quindi proprio ridurre tutti quelli che sono i tempi di attesa, perché io poi ho un tecnico subito a disposizione, lavoriamo per appuntamento, che sembra una cosa strana, no? Per l'idraulico, che è puntuale. Assolutamente. E quindi noi abbiamo spinto molto su questo discorso, e quindi poi c'è sempre l'azienda alle spalle, cioè il tecnico quando si presenta in casa sa prima cosa chi è il tecnico, secondo ha sempre come riferimento il numero verde dell'ufficio, quindi è sempre un riferimento costante. Ora infatti parlavo con le mie collaboratrici per il periodo di Ferragosto, perché spesso la problematica è che quando poi in quei giorni che qui magari la città sembra deserta, io comunque creo sempre un punto di riferimento dove ci possono chiamare e posso far intervenire il tecnico anche in quei giorni per la reperibilità. Cioè noi cerchiamo di appunto dare sempre una presenza di qualcuno per risolvergli il problema, perché poi magari uno può pensare, ma tanto l'acqua calda a che serve d'estate? No, invece c'è gente che vuole l'acqua calda anche d'estate, perché si vuole fare la doccia o la vasca e vuole l'acqua calda. Oppure certo, magari, come dicevi tu, anche un problema sul condizionamento ce l'ho ma non funziona, come devo risolvere? E quindi in quel caso noi capiamo come poter dare subito disponibilità all'utente per risolvere il problema. Quindi in qualche modo un video che riuscisse a raccontare tutti i plus, no, del vostro servizio, quindi di riuscire a essere più vicino possibile alle esigenze dei tuoi clienti, ma raccontarlo in maniera magari fresca, diversa, come dicevi te, e in qualche modo anche chiara, no? Quindi far capire insomma tutto quello che poi c'è dietro il vostro servizio. Sì, perché poi in realtà la cosa in particolare è che ora abbiamo tutti ormai il cellulare a portata di mano, no?
E quindi dare anche una comunicazione veloce, che è anche carina da vedere, perché qui è semplice, e proprio con la sua semplicità spesso risolve dei problemi, perché dice, ah cavolo, non ci avevo pensato che magari Drago fa anche il condizionatore o fa anche il pannello solare, cioè perché magari ci vede come upselling, cioè qualcosa dove noi entriamo per la manutenzione della caldaia e non sanno che magari poi dietro c'è tutto un altro lavoro di altri tipi di attività che loro, pure lo classico spazzacamino, no? Che uno dice, ma io c'ho il camino, non so da chi farlo pulire. In quel caso noi con quel video facciamo vedere che facciamo anche quel tipo di attività. Ecco perché l'obiettivo è lavorare proprio per dare un messaggio di tutte le operazioni che facciamo. Io lo chiamo il settore termotecnico a 360 gradi, proprio per avere sempre un punto di riferimento per tutti i settori termotecnici. Bellissimo, bellissimo. E com'è stata l'esperienza, insomma, con Video Animate, col team, da questo punto di vista? Non pensavo che ci fosse tutto questo lavoro di preparazione per uno spot del genere, cioè un messaggio del genere, perché onestamente lo vedi sempre dall'esterno e quindi non ti rendi conto che poi c'è invece un lavoro molto approfondito per capire appunto qual è la mia esigenza, qual è l'esigenza, cioè qual è il messaggio che voglio dare. E quindi infatti domande su domande, la mail, presentazione, tutte le comunicazioni che avevo fatto, cioè non, onestamente ho detto, ma possibile che ci vuole tanto tempo per fare cioè tante domande per fare uno spot del genere, però poi ho capito che effettivamente poi hanno centrato su quello che era la mia, cioè il messaggio che volevo trasmettere ai miei clienti, perché quello era l'obiettivo di fare, quando uno fa pubblicità o fa marketing, proprio perché vuole capire qual è l'esigenza del cliente e come posso risolvergliela. Con quel tipo di pubblicità penso di aver centrato l'obiettivo. Bello, bello, grande. Ecco, quindi sei riuscito a carpire già un po' di risultati dalla condivisione del video un po' nei vari canali? Sì, ora lo stiamo adottando anche sui vari portali dove stiamo, cioè lo stiamo utilizzando su LinkedIn, abbiamo fatto una pubblicità in televisione, abbiamo utilizzato lo spot da 15 secondi, abbiamo fatto Facebook, Instagram, cioè l'abbiamo comunque dato, l'abbiamo condiviso comunque su queste pagine, perché poi in realtà ho detto è la comunicazione dell'online che spesso magari viene, ieri infatti noi stiamo facendo anche un corso sulla comunicazione, no, del digital marketing, e in realtà ti rendi conto che ci sono dei messaggi che vengono percepiti in una maniera rispetto a quello che magari io vorrei dare come messaggio, in realtà viene percepito in maniera completamente diversa. Invece con quello spot molto semplice, ho detto, proprio per la sua semplicità viene percepito per quello che è il messaggio che volevo dare. Quello che mi è piaciuto molto, cioè trasmettere quello che era il mio pensiero rispetto a poi a quello che è la realtà che noi poi dobbiamo affrontare, perché poi non si sa quello che il cliente percepisce del nostro messaggio. Invece in quella maniera lo penso sia stata proprio, come si dice, azzeccata su quello che è la mia comunicazione che volevo trasmettere. Beh, tanta roba. Veramente grazie di queste parole, Daniele. Io ti ringrazio anche di averci dedicato questo tempo per condividere un po' la tua esperienza e insomma alla prossima per capire un po' anche quali saranno i prossimi risultati, per sapere insomma come vi ha cambiato l'impatto, diciamo, della comunicazione con questo video. Anche i feedback dei clienti sono importanti. Assolutamente. Sì, va bene. Super, grazie mille Daniele, alla prossima. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Ciao. Ciao, ciao, ciao.